degrado dappertutto, rifiuti, sporcizia, alghe in putrefazione, barche tirate a secco con sistemi degni del terzo mondo e la cartolina decisamente poco edificante che arriva da Torre San Gennaro, la marina di Torchiarolo, al centro di un progetto di recupero e riqualificazione che i residenti aspettano ormai da più di 20 anni e finora è rimasto sempre sulla carta. Io ho sentito parlare di questo progetto già quando l'attuale sindaco era sindaco, quindi stiamo parlando dell'89-90, e già si parlava di questo progetto. A distanza di tanti anni, lui è diventato sindaco, ma il progetto è rimasto sempre lì. Non viene mai nessuno a pulire? Cioè siamo noi che facciamo tra di noi? Degli 8 chilometri di litorale, la marina appare quella più penalizzata, soprattutto la zona portuale. La marina di Torchiarolo è composta da 8 chilometri e mezzo di costa. Non è solo l'Endinuso, non è solo... siamo tutti dall'Endinuso a Torre San Gennaro, solo questo, cioè, ci siamo anche noi in poche parole. La gente che arriva di qua non è che si ferma qua, va sempre dritto qua, va sempre dritto e se ne va, cioè va sempre più giù dove c'è qualcosa da vedere, qui invece che c'è da vedere? Tutta la sporcizia. Dall'amministrazione assicurano che entro dicembre si darà corso al progetto finanziato con fondi della Comunità Europea, ma la paura è che ancora una volta i lavori restino al palo tra l'indifferenza di tutti.